Qui in questo borgo di Chianalea ci sono le luminarie. Ecco, sono partiti da ieri, giorno 8, quindi cosa sarà il programma per tutto il Natale? Benissimo, buonasera. Sì, il secondo anno che si realizzano queste luminarie. Logicamente ogni anno si cerca di realizzare qualcosa in più. Per esempio quest'anno abbiamo realizzato questa scalinata, che è la scalinata del Vischio, l'abbiamo chiamata, anche perché ogni persona, ogni coppia se arriva qui e fa il bacio e porta bene. Quindi noi pensiamo di realizzare ancora di più un altro anno, però nel frattempo un borgo così piccolo che viene conosciuto solamente per il borgo dei pescatori, e queste casette sono sul mare, proprio sul mare d'estate lo conoscono tutti, quindi è bello molto, vengono le persone a visitarlo d'estate, però d'inverno magari è più rilassato, e noi abbiamo come associazione Chianalea abbiamo realizzato queste luminarie e quindi quest'anno per la prima volta questa Scala del Vischio. Ci saranno altri spettacoli sia per i bambini, sia Babbo Natale, sia anche delle casette dove c'è diciamo un piccolo circuito delle tradizioni gastronomiche del luogo e del territorio. Ecco, oltre il Natale, lei è una guida turistica, ecco, perché venire a Chianalea? Cosa scoprono a Chianalea? Ecco, questo è uno dei borghi più belli d'Italia, possiamo dire. Sì, infatti è stato realizzato nel 2016, se non erro, come settimo posto per il borgo più bello d'Italia. E qui di solito, come dicevo prima, in estate si possono realizzare queste passeggiate in questo borgo molto tranquillo, molto rilassante. Dipende dal momento, dalla stagione. Se uno viene in inverno ci sono queste belle mareggiate che si possono vedere e quindi il mare sembra che arriva dentro casa. Tra una casa e l'altra c'è uno spazio, una scalinata che di solito d'estate rimangono le persone sbalordite, però d'inverno quando c'è il mare arriva il mare fin nella strada e quindi è un poco particolare. Anche dormire qui è bellissimo, come sentire le Le onde. onde che arrivano, e quindi si sente queste onde forti, no? D'inverno, invece d'estate questa tranquillità. Ecco, Quindi la chiamo la piccola Venezia del Sud. sì, è chiamata la piccola Venezia, però rispetto alla Venezia, quella che noi conosciamo del nord, quando arrivano queste mareggiate non si allaga perché c'è una strada che ha il suo passaggio, perché il mare arriva, però ritorna indietro tramite dei tombini, quindi non si può allagare. Quindi è questo. Quindi l'invito è che Di diciamo. venire qui a Chianalea, sia d'inverno e sia d'estate, godetevi questa passeggiata, questo luogo incantato, è un luogo che è meraviglioso. Venite qui.